Ciao, benvenuti a questo mio nuovo video. L'ultima volta ci siamo lasciati col fatto che vi avrei fatto una sorpresa. E la sorpresa di questa sera riguarda una soubrette. Una soubrette che ho ricordato anche nel mio libro, Le mie grandi soubrette. È venuta a trovarmi Elisabetta Viviani. Ciao Vito, Ciao. ciao a tutti. Come avrebbe detto Baudo, l'ho inventata io! Beh, è vero, l'ho inventata io. Elisabetta è stata forse l'ultima soubrette che io ho lanciato, ma forse addirittura l'ultima soubrette in Sulla Terra. assoluto della televisione, perché poi sono venute le showgirl, eccetera, ma il termine soubrette invece è rimasta lì. Siamo nel 1975. Io dovevo cercare, volevo per far interpretare una commedia musicale, un'operetta, Nonno Nanette, volevo assolutamente un'interprete nuova. E allora ho fatto qualcosa come 200 provini e non riuscivo a trovare quella giusta perché chi sapeva recitare non sapeva cantare, chi sapeva cantare non sapeva ballare, era complicato, oppure qualcuna sapeva ballare e cantare ma non sapeva recitare. Insomma, a un certo punto, alla fine, disperato, ho fatto il provino anche a lei. Lei era appena uscita dalla... Io ero ben uscita dall'Accademia dei Filodrammatici di Milano, Sì, un tuo avevo insegnante mi ha segnalato. Riccardo Mi ha Pradella, era, sì, segnalato. era il regista della commedia I Diari di Pier Benedetto Lei Bertolli. aveva appena fatto questa piccola parte al Filodrammatici e a un certo punto ho fatto questo provino e sono rimasto folgorato perché, oltre a saper ballare, cantare e recitare, perché la scuola dei Filodrammatici era una scuola molto seria, importante, si Eh studiava, sì. una volta, ora forse un po' meno, ma insomma allora, e soprattutto aveva una cosa, aveva un sorriso straordinario. Era di una simpatia unica e aveva questo sorriso. Insomma, bucava il video. Ora, bucare il video è una qualità che hanno pochissime persone. In particolare, tra le donne, è difficilissimo trovare chi buca il video. Beh, lei bucava il video. Praticamente te la trovavi in casa, seduta accanto, eccetera. Allora, finalmente siamo partiti e abbiamo fatto Nanette. E tu hai realizzato il sogno della mia vita, perché io ero Ecco. da bambina che desideravo fare una commedia musicale, partendo da My Fair Ecco, Lady, che era un no, film che My Fair Lady, adoravo, e la però non commedia avevi l'età, musicale. perché No, quanti anni avevi? era piccola, e l'ho visto, mi ricordo, No, no, 13-14. 75, quanti anni avevi? Nel 75 avevo, non mi ricordo più, Diciamola, dai. No, era... avevo 17 Ecco, anni e era proprio mezzo. ragazza, ragazzina. E facciamo Nonno Nanette. Come ti è cambiata la vita? Beh, da totalmente, Cioè? totalmente, perché allora c'erano due canali, Rai 1 e Rai 2. Praticamente io sono andata in onda al sabato sera in prima serata e stavo facendo allora una commedia con Ernesto Calindri. Mi ricordo che ero dietro le quinte, che dovevo entrare in scena, e è arrivato uno con un televisorino piccolo, fa: "Guarda, sei qui dentro". E io ho visto me stessa, che era stata un'emozione pazzesca, perché sentire dire dall'annunciatrice televisiva Elisabetta Viviani E poi per protagonista. strada il giorno dopo? Il giorno dopo, diciamo che per un mese la gente è rimasta basita, perché la gente ha bisogno sempre di un mese per capire le cose. Quindi per un mese silenzio assoluto, i miei parenti telefonavano: "Ma abbiamo visto cose strane in televisione". E poi da lì, poi dopo un mese, esplosa la bomba: giornali, televisioni, ospitate, mi chiamavano un po' Ed è dappertutto. diventata E sono una diventata soubrette di successo. Tra l'altro, devo dire che anche rivedendola oggi, Nonno Nanette è molto bellina. È una delle prime trasmissioni andate in onda a colori.
È andata in onda una prima volta addirittura, se non Sì, sbaglio, in era. bianco e nero, e poi è stata Sì. replicata più Io l'ho vista in volte. bianco e nero perché avevo il televisore in bianco e nero, ma No, chi è stata aveva già il replicata televisore a colori perché il colore è scoppiato proprio in quell'anno per la televisione, nel 75. Comunque è stato un grande successo di ascolti, Allora, diciamo, insomma. io ti ho messo vicino un Claudio Lippi, cantante. Per riprenderlo, perché era rimasto un pochettino dimenticato, e avete fatto una coppietta deliziosa. C'era Gianrico Tedeschi, quindi con Lippi hai cantato soprattutto Ti for tu, te per due, Quei ricchi e che poveri è in particolare Quei ricchi e poveri, eccetera, facevano e poi con Tedeschi, e essersi può ben felici per loro, un Charleston, vediamoli. Noi due un te, io con te e tu con me. Io solo per te. E tu solo per me. Con noi nessuno che possa ascoltarci, né amici o parenti a disturbarci. Noi soli saremo, vivremo il nostro amore. Sorge, ti alzerai, una gran torta cucinerai. Per te, per me e per i ragazzini. Maschio per te, una bimba per te. Questa forse è la felicità. Esser si può, si felici, però solamente se insieme lo saremo. Il buon umore che mi nasce dal cuore, nel tuo sguardo brillar vomirà. Quando un po' grigia la vita sarà, l'amor illuminerà. Esser si può, si felici, però solamente se insieme lo saremo. Bene, dopo Nonno Annette ci ho riprovato. Ci ho riprovato e le ho fatto fare interpretare la protagonista di Valentina. Valentina, sì. Valentina era una commedia musicale che io avevo già fatto 20 anni prima, addirittura, con Alberto Lionello e Carla Macelloni. Era stata fatta in teatro da Isa Barzizza. Ne ho fatto un'edizione, una edizione particolare televisiva, accanto un giovanissimo. Nuovo anche lui, avevo la mania di lanciare la gente, Leo Colonna, e con Leo Colonna ho fatto questa Valentina, che è una storiella molto, molto carina, molto divertente. Divertente, ambientata un po' nel passato e un po' nel Ma presente, che perché cosa allora racconta? racconta di questa ragazza che aveva sempre fretta e E invece voleva si chiama Valentina, Valentina, ma invece ha sì. fretta. E poi adesso non ricordo bene la trama in sé, però c'era Perché era un una ragazza personaggio. la quale esprimeva un desiderio, voleva saltare 5-6 Ecco, sì. anni per vedere cosa succedeva, 7 anni, cosa le 7 anni. succedeva 7 anni dopo. E si trova una festa paesana accanto a uno strano personaggio, una specie di Saturnino. Saturnino, una specie di mago che era interpretato benissimo da Armando Bandini. Sì, La cosa divertente di grandissimo. Armando Bandini è ha fatto il personaggio di Saturnino nella prima edizione e 20 anni dopo, con lei, ha fatto sempre Saturnino in questa seconda edizione. Sì. Dunque, le dice si può fare e le fa saltare 7 anni. Le dice solo, guarda che però non ti ricorderai assolutamente niente di quello che è successo in questi 7 anni. Sì. E lei si ritrova Sposata. improvvisamente sposata con un cantante di successo. Sì, che era Leo Colonna.
che non sa nulla, capisce, sta per dar una grandissima festa in una villa bellissima, quindi è sicuramente diventata molto molto ricca, ma non sa come, non sa perché, scopre le cose giorno per giorno. E avevo anche un bambino, un figlio, avevamo un figlio. Un figlio, quindi è una rincorsa a una vita, però rimane il desiderio di sapere come è successo, perché sono arrivati lì. E alla fine succederà che tutto considerato, lei parlando con questo Saturnino dice: io rinuncerei, insomma, io vorrei dimenticare tutto questo e ritornare a 7 anni prima e poi viverla la vita. Vivere la vita giorno per viverla giorno per giorno e conquistarmela. E questa è Valentina. Io va piano, va lontano e sempre arriverà. Valentina, Valentina, anche il nome te lo dice, non precipitare. Valentina, Valentina. Fretta, 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 voglio andare in fretta. Piano, piano, volo, volo sempre di più, sempre più. Vista! Siccome non bastano due volte, ho peccato per la terza volta. C'è due senza il tre. E le ho fatto interpretare la protagonista di Mademoiselle Nitouche, che in Italia è più conosciuta come Santarellina, nell'edizione che ne fece in napoletano Edoardo Scarpetta. Naturalmente non era in napoletano, era in italiano. E questa Mademoiselle Nitouche era molto divertente. C'erano, tra l'altro, mi ricordo molto divertenti, un Ernesto Calindri. Ernesto Calindri, c'era la Masiero, sempre Leo Colonna. Leo Colonna e la Masiero, che faceva Marisa del Frate, ma c'era soprattutto la Masiero che faceva una suora, una. Era la come si chiama? La comandante, la madre superiore di un convento. E so che mi disse: ci volevi solo tu a farmi fare la suora. Ma era una suora simpatica, però. E lei faceva a un certo punto travestita da uomo, faceva uno dei cadetti. Sì. Ed era una canzoncina molto bellina, molto divertente. La canzone della Gran Cassa. Della Gran Cassa, sì. Poi senza smetter di suonar la banda intera la seguì, i propri omaggi a presentar nella sua casa. Ognuno salì, buon ultimo dei militar fu la Gran Cassa che salì, già si apprestava ad omaggiar, ma scopre in lei sapete chi? Sua moglie che a un concorso fu super premiata per virtù. Vabbè, lui era un buon garzon, bum, ma che mazzate, bum, bum, bum. Cin, cin, non ti picciar, con gran vigor, pensa a suonar, picchia, suonato, ribomberà la Gran Cassa al mior, bum. Cin, cin, non ti picciar, con gran vigor, pensa a suonar, picchia, suonato, ribomberà la Gran Cassa al mior, bum. Dopo Nitouche ci siamo trovati altre volte, l'ho invitata a fare delle trasmissioni, quindi ha fatto delle trasmissioni con Macario, ha fatto delle trasmissioni, ha fatto una commedia con Macario. Una commedia con Macario, ma anche una fioraia in una commedia musicale, Arturo 777. Sì, sì, sì. E poi ha fatto anche Feydeau, La pulce nell'orecchio. Eri la moglie di? Ero la moglie di Lando Buzzanca. La moglie di Lando Buzzanca. Sì. E poi ha fatto una cosa molto particolare, K2. Erano due puntate dedicate a Kramer e in K2, sempre con Lippi, si è ritrovata e ha cantato due duetti molto belli. Non ti fidare, ma come farò senza più amare, ma come farò senza baciare, se ma come farò a non farmi tentare, perché luna tu non mi guardare, una luna tu non curiosare, ti esce sempre a farla sentinella, non ti fidare, con le stelle c'è, parla il mio cuore, con le stelle c'è.
questo punto è scoppiata una bomba. Lei ha interpretato Heidi, la sigla di Heidi, come cantante. E ha avuto un successo tale che non era più avvicinabile. Praticamente era come il Papa, non si poteva avvicinare, anche perché la casa discografica... Mi ha preso un pochino in ostaggio la casa discografica. Tant'è vero, io le ho offerto di fare la protagonista di Irma la Duce, una commedia musicale che poi ha fatto Maddalena Crippa con me in televisione, perché lei non era disponibile, o meglio, lei non era... Io ero disponibilissima, solo che mi hanno minacciato di morte perché dicevano che Heidi non poteva interpretare la parte di una prostituta, perché che era Irma la Dolce. Irma la Dolce era una dolce prostituta e quindi... E a quel punto l'ho persa di vista, non ci siamo più ritrovati. Da quel momento sono diventata Heidi. Heidi, dopo Heidi in realtà, vabbè, no, Heidi, già che ne parliamo, vediamolo un momento, dai. Heidi, il tuo nido è sui monti. Heidi, eri triste laggiù in città. C'è un mondo fantastico, Heidi, Heidi, candido come te. Oh, e dopo Heidi cosa fai? La allora, cantante. Dopo Heidi sono andata a Sanremo, ho fatto il Festival di Sanremo nell'82. Non l'hai vinto? No, però sono arrivata al sesto posto, in un festival molto importante dove è nato Vasco Rossi, Zucchero, e vari, Fiordaliso e vari altri artisti che adesso hanno un grande successo. Dopodiché ho lavorato a Mediaset. E poi hai fatto la cantante. E poi ho fatto dei CD, dei dischi. Allora, l'ultimo cos'è? L'ultimo è Le donne della mia età, prodotto da Claudio Damiani, che ha avuto un discreto successo. E dentro c'è questo video. C'è una canzone dedicata a Milano, che si chiama Vivere a Milano. Bene, siamo arrivati alla fine, ringraziamo Elisabetta. Grazie a te, Vito. È la prima volta che vai su YouTube. No, ci sono già andata. Su YouTube. È la prima volta con te. Certo. Speriamo che non sia l'ultima. E niente, ci rivediamo con un prossimo video. Il prossimo video parlerà di Carosello.